È possibile conoscere i nostri figli attraverso il digitale e attraverso le piattaforme che loro utilizzano? Proveremo a rispondere a questa domanda in questo nuovo episodio di Essere genitori nell'era digitale oppure psicologia e tecnologia, a seconda di come stiate vedendo o ascoltando questa puntata. Sono con un ospite d'eccezione, un papà, io lo definisco un papà digitale, che è Alessandro Bari. Ciao Alessandro e benvenuto. Ciao, ti ringrazio. Ciao a tutti quelli che guardano o ascoltano questa puntata. Sì, qua siamo multitasking, Alessandro, quindi vai tranquillo, multicanali e tutto quanto. Ascolta, molto brevemente, ci spieghi qualcosa di te, chi sei, che cosa fai nella vita? Allora, sono Alessandro Bari, quello che faccio nella vita maggiormente è lavorare, e quindi lavoro come elettricista, quindi la ditta Elettrobit, che è quella di riparazioni nelle case delle persone, quindi riparo antenne TV piuttosto che impianti elettrici, piuttosto che allarmi. E, fondamentalmente questo, nonché sono il papà di due bimbi, una bambina e un bambino. Ok, e infatti siamo qui per la bambina in particolare, giusto? Sì, sì, Perché? sì. Perché noi ci conosciamo già tramite Telegram, frequentiamo gruppi, andiamo in giro, facciamo cose, vediamo gente, e ho notato, nel senso, dietro la tua segnalazione in un gruppo Telegram, appunto, che hai avviato un progetto molto, molto interessante con tua figlia, sempre legato al digitale. In particolare ho notato che hai avviato un canale Telegram, poi se non sbaglio anche un canale podcast e più molto altro. Ce ne vuoi parlare un attimino? Allora, quello che ho avviato è il classico set YouTube, podcast e Telegram. In realtà l'ho fatto così perché lo faccio normalmente con altri progetti come quello di Elettricista Felice, elettricistafelice.it, che è un progetto che segue la linea del mio lavoro. Quindi ho fatto la stessa cosa con il progettino che abbiamo creato con io e mia figlia. Il progetto di mia figlia si chiama Ripassiamo.it. E praticamente è lei che ripassa la lezione che comunque deve studiare per scuola e quindi la ripassa e la va a ripetere davanti a una telecamera. Quindi ha fatto il canale YouTube e poi l'abbiamo riportato come po l'audio su podcast, eccetera. Ok. 8. Quanti anni ha tua figlia? 8. Cioè 10, 10, scusami, 8 è il piccolo. Sembrava. Infatti io mi 10, ricordavo 10. un'altra età, Sì, quindi. infatti 10, 10. Ok, com'è nata questa idea? Allora, è nato dal lockdown, cioè è nato dal fatto che siamo rimasti tutti bloccati in casa. Di conseguenza, la prima cosa appena rimasti bloccati, le scuole non erano pronte a dare compiti e ad insegnare in questo modo. Quindi non erano dentro l'era digitale le scuole. E quindi cosa succede? C'è stato un lasso di tempo dove i bambini si sono ritrovati ad avere tantissimo tempo a disposizione. E anche i corsi che normalmente fanno, che ne so, piscina, da basket, pianoforte, tutto, non si faceva più nulla. Quindi questi bambini in casa e io quando sono rimasto chiuso in casa ho detto, vabbè, mi faccio i miei lavori d'ufficio, ne ho un botto indietro, sono contento. Al terzo giorno ho Certo. capito che era impossibile perché la famiglia, i bambini, eccetera, non riuscivo a fare niente e ho totalmente spento il lavoro e mi sono dedicato alla famiglia dedicandomi a loro ho anche cioè, ero proprio a disposizione, ho imparato parecchie cose di quello che fanno quando io sono a lavoro e mia figlia in quel momento, in quel contesto, cioè con me presente, cosa che non accade normalmente, mi ha proposto di fare qualcosa insieme e io allora le ho proposto di fare qualcosa che c'entrasse con l'esposizione di contenuti. Perché lo facevo con Elettrobit, con l'elettricista felice, eccetera. Ho detto, vabbè, dai, io ci metto quello che faccio normalmente con l'altro progetto, che cosa vuoi esporre, a te cosa piacerebbe, di che cosa ti piacerebbe parlare, eccetera. E allora lei ha detto, vabbè, in questo periodo io sto studiando, mi piace quello che sto studiando, possiamo parlare di questo, e quindi delle lezioni. E mi ha proposto quindi di parlare di questo, abbiamo iniziato a
a parlare di questo progetto e a capire, che ne so, come lo chiamiamo, come lo esponiamo, e quindi, che ne so, il logo, allora si mette a disegnare il logo, si mette quale sfondo scegliamo, sceglieva lo sfondo, eccetera. Diciamo che questa operazione, come la nascita di tutti i progetti, ti eccita, no? E quindi, e poi, tra l'altro, bisogna parlare, cioè, è un progetto non di lavoro, e quindi non dovevo fare un business Certo. plan, non dovevo assicurarmi che avesse certi parametri, non me ne fregava nulla, fondamentalmente mi interessava passare del tempo con mia figlia e quindi questo Certo. facilitava le cose. Diciamo che l'eccitazione del momento ha portato a creare questa squadra, no? A creare questa squadra e a partire con questo progetto. Progetto che poi il bello del progetto è che era anche, cioè mi piaceva, cioè non piaceva solo a lei, piaceva anche a me e poi lo trovavo anche utile e di conseguenza siamo andati avanti. Con questa cosa, con questo argomento. Beh, molto, molto, molto bello. Ho trovato molto interessante quello che hai detto, ossia, stando in casa con mia figlia, vedendo quello che faceva, ossia, tu hai detto giustamente quello che fa solitamente quando io sono al lavoro. Sì. Ok, praticamente il senso è, ho imparato tante cose su mia figlia. Perché? Perché noi spesso sappiamo. Abbiamo un'idea di quello che fanno i nostri figli, ma finché noi non vediamo con i nostri occhi proprio effettivamente cosa fanno, non abbiamo consapevolezza, a parte le sorprese, È ovviamente. totalmente diverso, cioè, almeno nel mio caso, cioè, vivere in casa ti fa scoprire dei meccanismi tra madre, figli, compiti o cose da fare in casa che io immaginavo in maniera totalmente differente, okay? Ma anche gli equilibri e andarmi a inserire in questi equilibri. È stato stimolante, divertente e vabbè, chiaramente anche in alcuni momenti stressante, però fighissimo. Anche, cioè, non l'ho mai vissuto. Io sono un. Faccio cagare come papà, nel senso sono piuttosto assente. Ho sempre un progetto in testa, sto sempre facendo qualcosa. Sono assente anche quando ci sono, sai quelle cose brutte, no? Tipo, quindi io lavoro molto, lavoravo molto fuori e anche quando comunque ero in casa pensavo molto ai progetti, a portare avanti dei progetti. E poi comunque il tempo dove mi incrociavo con i bambini era, che ne so, la sera, dalla cena alla messa a letto alle 21:30 è pochissimo, dove comunque loro dovevano fare, cioè hanno sempre qualcosa da fare, cioè gli metti dentro, che ne so, la doccia, lavaggio dei denti, mettere il pigiama porta via 45 minuti per i miei bambini perché insomma, è più il ripetere 250 volte le cose, capito? Quindi Certo. invece, cioè da questo passaggio al ci sono, e tra l'altro mettendo a parte il lavoro, perché nei 3 giorni dove ho provato a lavorare mi sono stressato così tanto che ho detto, lascia perdere. Il tempo che sto a casa non lavoro, lavoro zero, di conseguenza dedicandomi totalmente mi sono proprio inserito in questo nuovo mondo che non volevo più abbandonare. Adesso diventa difficile tornare alla normalità, quindi. Sì, no, sono tornato alla stragrande con tutti i piedi alla normalità, però quella stare a casa mi ha veramente fatto innamorare dello stare a casa con loro, inteso, perché non l'avevo mai Ok. vissuto. Qual è stata una sorpresa che hai avuto stando appunto a casa e osservando tua figlia, ma più in generale anche tutti e due i tuoi figli nella loro vita quotidiana, tra virgolette, perché anche loro comunque erano immersi in questa strana situazione, però comunque. Una sorpresa, beh, più che sorprese, diciamo che la scoperta di cose che magari non avevo la possibilità di scoprire non essendoci, che ne so, che, facendo il progetto ripassiamo.it, facendo il progetto insieme, intanto vabbè, nasce un legame proprio perché te fai una squadra che porta avanti un progetto insieme. Un progetto come tutti i progetti hanno dei problemi, giusto? Hanno Certo. piccoli problemi da risolvere. Poi io, essendo abbastanza infame, davo dei paletti, quindi, cioè, che ne so, doveva essere registrazione unica, non devono esserci tagli, non Ok. c'è post-produzione, perché, vabbè,
anche il mio tempo, aveva. Certo. Quindi, no, ma poi in realtà perché volevo, sono un fissato delle competenze, quindi volevo che se lo fai con dei paletti, te ti dai delle sfide da vincere, che diventa più interessante. E comunque, per tornare alla domanda di che cosa ho scoperto ad esempio degli aspetti del suo carattere, perché nel momento in cui te ti trovi a scegliere, lei si trovava a scegliere, c'è un problema da risolvere, quindi deve scegliere una soluzione o un'altra soluzione. Ecco, le scelte, secondo me, dimostrano il tuo tipo di carattere, cosa che, cioè, mai come in questo periodo, mai vivendo proprio a stretto contatto con un progetto con mia figlia, puoi scoprire. Cioè, voglio dire, quindi nel momento in cui lei faceva una scelta, io comprendevo il suo modo di pensare. La sera, che ne so, cioè passando la serata facendo un gioco, eccetera, scopri ovviamente delle cose di tua figlia, la conosci tua figlia, ma Certo. così la conosci in maniera molto più intensa. Certo, perché alla fine è stato quasi, anzi in realtà è stato un lavorare insieme, ovvio, lavorare per un progetto No, che non è un beh, progetto commerciale, non è un e progetto, poi però lavorare di insieme a fatto, tutti gli effetti, sì, perché esatto, di comunque fatto è come c'era un un progetto. obiettivo da raggiungere, no? E quindi Esatto. è stato veramente un lavorare insieme. Cosa che, questo con mia figlia, cosa che invece con mio figlio già accadeva, perché ad esempio mio figlio suona pianoforte e quindi io magari non lo seguo nella lezione perché non ci sono in quell'orario, però quando lui ha una difficoltà o comunque quando magari mi vuole far sentire qualcosa o ha un problema e magari lo va a riscontrare la sera, in quel momento lui cioè, cerca la soluzione e ho vissuto quel tipo di risoluzione dei problemi, lo vivevo già con lui, con il suo pianoforte piuttosto che altre cose. Cioè, mentre con lei questo tipo di soluzione ai problemi, quindi andare a conoscere il come mi muovo o il come vado ad affrontare i problemi, non lo vivevo, non l'avevo vissuto prima, cioè non così Ok, intenso. Okay? certo, non in modo così intenso, questo sicuramente, sì. Ok, quindi com'è stato aver avuto, possiamo dire, a che fare con tua figlia in una modalità che è più probabilmente alla pari, più da collaboratori? Perché in genere, ed è giusto che sia così, tra genitore e figlio c'è una certa asimmetria ed è naturale che ci sia, ed è anche Certo. giusto ed è anche necessario che ci sia, come in tutti i contesti che potremmo definire educativi, quindi genitore figlio, educatore educante e così via, noi possiamo sicuramente, tra virgolette, abbassarci, nel senso scendere al loro livello e così via, ma dobbiamo comunque mantenere una certa asimmetria. E Certo. diventa, anche per esperienza mia personale, molto difficile nel momento in cui, cioè allora è facile nel momento in cui la distinzione tra genitore e figlio è molto netta. Ad esempio, in una situazione normale, il genitore che sta fuori a lavorare, poi porta a casa la cena e via di questo passo. Ma nel momento in cui padre e figlio iniziano a collaborare per un progetto comune, e quindi all'interno di quel progetto comunque i ruoli sono abbastanza alla pari, com'è stata la relazione con tua figlia in questo discorso? Allora, faccio una premessa. Io ho fondamentalmente tre paure e ho sempre avuto tre paure. Prima ancora di avere i bambini avevo tre paure. Il tempo, che non è illimitato, le dipendenze, ok? E l'altra paura me la sono segnata perché avevo paura di non ricordarmi. Adesso la guardo. Leggi, leggi. Tanto vai tranquillo. Ah, ok, le azioni Ok. irreversibili. Le azioni irreversibili. E sono tre paure nate dalle esperienze avute non personalmente, ma di amici, eccetera, dove cioè, la vita va a disastrarsi. Queste tre paure hanno fatto sì che le mie azioni, le mie decisioni nella mia vita siano leggermente drastiche. Di conseguenza, diciamo che in casa mia ci sono delle regole che magari in alcune case puoi trovare, in altre case, magari in molte case dei miei amici non trovo. Ti faccio un esempio della leggera rigidità.
Vai. Vabbè, classico, non abbiamo la televisione in casa, c'è solo un videoproiettore in taverna, quindi tu per guardare qualcosa devi decidere, andare, c'è un processo, accendere, fare, e decidi cosa guardare. Non c'è neanche l'antenna collegata, quindi c'è solo internet, quindi o guardi Sì. Netflix o guardi Amazon Prime, cioè Prime Video. Sì. In ogni caso, i bambini vedono un film, un'animazione, un film per bambini, insieme a noi il venerdì sera quando mangiamo la pizza in taverna. Non hanno accesso comunque a dei video. In quest'ultimo anno, una volta ogni tanto, quando chiedono, possono vedere al di fuori del venerdì una trasmissione, mezz'ora di cartone animato, ma in inglese. È una Ok. sorta di tortura che all'inizio può sembrare dura, ma loro poi, cioè, nel giro di brevissimo, si sono abituati a questa cosa. Anche il massacrarli di corsi e quindi cioè, dargli parecchi corsi è stato per noi un modo di capire quali fossero le loro attitudini, che fa parte. Le tre paure per me le risolvevo con l'autostima, cioè se il Sì. bambino, se, io pensavo così, cioè non so se è corretto, però io pensavo se il bambino, se Vai, mio vai. figlio ha una forte autostima, rischia meno di incorrere in decisioni di melma seguendo un amico sbagliato, perché ho notato che non ha importanza il tuo ceto sociale, fondamentalmente l'amico sbagliato è ovunque. E Beh, sicuramente. una forte autostima penso che ti protegga, no? E allora ho detto, una forte autostima la ottieni con le competenze personali. Quando te sai fare bene una cosa o più cose, cresce la tua autostima. E questo secondo me ti fa bene nel futuro, ti servirà sempre. E allora, riportato ai bimbi, secondo me, dei corsi, eccetera, e per tanti corsi subito, fin da piccoli, per capire in che cosa loro sono portati. Una volta compreso che cosa sono loro portati, chiaramente gli fai fare quello che vogliono fare, no? Certo. Leggermente condizionati, ovviamente. Però vabbè, detto ciò, all'interno di questo regime mi sono perso la domanda iniziale, che Anch'io. No, a parte scherzi. Allora, il senso è... Allora, siamo partiti dal discorso in che modo tutto questo ha aiutato a farti... Ah, ecco, sì. Allora, siamo arrivati alla domanda, un dubbio che mi è venuto, comunque una curiosità più che un dubbio, Ah, ecco, ossia, com'è stato lavorare con tua figlia in ok, una la parità. situazione più da pari tra Capisci che virgolette, però di questo fatto... era in questo contesto che ti ho descritto, dove le regole sono un po' rigide e quindi Sì. è netto il io sono il papà e tu sei il figlio. Anche durante il progetto era netto comunque che io ero il papà e lei la figlia. Detto ciò, io facevo regia e lei si occupava dei contenuti, cioè quindi lei si occupava di trovare le fotografie, lei si occupava di capire come esporre. Io facendo regia avevo solo delle comunicazioni, che ne so, cioè, cioè era più lei, che ne so, che mi dava i comandi, cioè io facevo proprio l'assistente, quindi Ho capito. non era un problema il fatto che fossimo papà e figlia. Anche perché anche le sue decisioni nei termini del progetto erano decisioni sensate, quindi cioè, anche se si discutevano non c'era bisogno poi di questa gerarchia, cioè, ma che in ogni caso è fermamente presente. Però non c'era, ecco, non c'era bisogno. All'interno del progetto non si notava, non si notava questo padre figlia, ma Ho era capito. il rapporto, cioè tu dici alla pari, nel senso facevamo due cose differenti nello stesso progetto e andava benissimo così, e si riusciva Certo. benissimo, cioè non creava problemi questo. Certo, quindi possiamo dire che il fatto di appunto aver avuto ruoli differenti all'interno dello stesso progetto ha anche aiutato a non entrare in conflitto.
quindi di conseguenza a non colludere. No, Quindi questo sicuramente è un ottimo punto da tenere in mente. al limite, magari mi beccavo qualche cazziata quando io facevo degli errori tecnici enormi da dover rifare la registrazione. Ma lì è sufficiente spezzarsi e dire: Certo. capita, amore, capita, non posso farci nulla, ho sbagliato, e dai, rifacciamo, dai. Prendiamoci 5 minuti di pausa e poi rifacciamo. Anche perché lei comunque si sentiva dal lato del grosso del lavoro, perché comunque io, anche se la regia poteva non essere semplice, se vuoi, perché io faccio sempre regia a me stesso, non faccio farlo per un'altra persona, non è la stessa cosa. Certo. Però diciamo che lei, ma giustamente, viveva la parte più grossa, no? Del progetto, quindi l'esposizione. Lei doveva imparare a memoria tutta la puntata, non a memoria, però sapere cosa doveva dire di tutta la puntata, perché era in Certo. un'unica registrazione. Guardare la telecamera, e è difficile per un adulto, immagina per una bambina, doveva continuare a guardare la telecamera e ripetere questa cosa. Quindi Briscolo, anche, cioè, dovendo lei fare questa sfida, la portava a termine, cioè, io ho anche scoperto di mia figlia cose che, cioè, lei si è sempre dichiarata timida, e secondo me timida non è. E ho anche scoperto che, vabbè, Briscola ha delle belle competenze per quanto riguarda l'esporre i contenuti, ha una bella memoria. Una cosa che ho scoperto facendo questo progetto con lei è anche che però ha bisogno di imparare ad accettare gli errori. Ha bisogno di imparare che l'errore fa parte della vita, bisogna sfruttare piuttosto l'errore per Certo. imparare a non farlo. Ma ecco, questa cosa qua Certo, secondo beh, me anche ancora piccolo. sì, è ancora piccolina, dicevi. Ecco, secondo me questa cosa qua la devi assimilare e fare sua, perché il rischio che non rischi nulla, cioè cerchi di non rischiare nulla, e quindi questo non ti può offrire grandi risultati se te non vuoi rischiare nulla. Basta, fine. Certo, ma trovo molto interessante tutto questo applicato poi ad un progetto di questo tipo, che è un vero e proprio progetto digitale. Questo è molto interessante perché comunque un progetto di questo tipo, come ogni altro progetto, ci mancherebbe, ma in questo caso, essendo nel digitale, comporta sicuramente una consapevolezza maggiore del mezzo, che tra l'altro è anche un po' potremmo dire, quello che è da sfondo a molti miei progetti che faccio nelle scuole, ad esempio, con i ragazzi appunto più o meno di quell'età, alla fine siamo lì, fine elementari o scuole medie, okay? Più o meno siamo lì, ossia in molti casi non è tanto lo spiegone, ma il fatto è che io ti faccio toccare con mano che gli stessi strumenti che utilizzi tu, ragazzino, tipo il cellulare, Instagram di tu, adesso beh, c'è TikTok, comunque quello che è, lo puoi usare anche per altro, sia per costruire un progetto che comporta una sua progettualità, una suddivisione dei ruoli, anche all'interno dei ruoli, quindi tutto anche il discorso del gruppo, vabbè, nel vostro caso sarà stata più una coppia, e così via. E poi anche, perché no, parlando in termini di autostima e tutto quanto, anche motivazione, il fatto di alla fine avere anche un prodotto finito e anche bello, per i quali ci si è anche divertiti e divertiti insieme. Questo anche è molto importante. Per questo esempio ho trovato molto positivo questo vostro progetto e per questo che appunto ti ho chiesto questa intervista. Dimmi. Allora, no, un riscontro che ha avuto Arianna rispetto al progetto, cioè, per cui sicuramente penso che gli abbia fatto bene all'autostima, a parte il mio apprezzamento personale, della quale lei ha ovviamente Certo. bisogno. Insomma, la scuola gli ha dedicato un articolo, comunque pacche sulle spalle, no? Cioè, perché il progetto è stato apprezzato tantissimo anche dalla scuola, o dai compagni, che magari le mamme dei compagni mandano un messaggio a mia moglie per comunicare: bello, eccetera, eccetera. Quindi questo qua, secondo me, ha fatto molto bene alla sua autostima. Unica parentesi, consideriamo che quel periodo di lockdown, che a un certo punto è terminato,
il periodo in cui le scuole non erano ancora pronte ad insegnare online, a un certo punto è terminato. Di conseguenza, ripartendo con gli studi, ripartendo il mio lavoro, ripartendo con gli studi, a un certo punto mancava il tempo per portare Certo. avanti il progetto. E le scelte erano: no, bisogna portarlo avanti perché lo abbiamo iniziato e quindi diventava una tortura, oppure Infatti. chi se ne frega, quando finisci la scuola lo possiamo fare con tutta calma se vuoi farlo, se vuoi continuarlo, eccetera, lo portiamo avanti. La scelta è caduta sulla seconda, anche se dal punto di vista caratteriale e del lavoro io sono molto aggressivo, però lì non parlavamo di Devi lavoro farti la competenza. L'avrei Sì. torturata. Ok, Sì, quindi allo stato molto. attuale è in pausa. È in pausa nel senso che non abbiamo pubblicato, ultimamente non abbiamo pubblicato per Certo. questo motivo. Ma perché Molto volevo che saggia. forse restasse una Sì. cosa bella. Esatto, una cosa bella, una cosa tra voi e soprattutto trovo molto saggio il fatto di non avere puntato sulla performance, perché purtroppo, e aggiungo purtroppo, io vedo molti canali, però quelli sono proprio canali che nascono con l'idea del commerciale dietro, in cui i genitori fanno aprire i canali ai figli, i figli sono i protagonisti, parliamo appunto di bambini più o meno dell'età di tua figlia, ma anche meno, per carità, in cui i figli diventano, non sono neanche più i protagonisti del progetto, ma diventano uno strumento del progetto, per cui appunto un po' come hai un po' accennato tu, ci si focalizza sulla performance perché poi devi monetizzare, ad esempio parlo di YouTube, allora devi ottenere un tot di views, devi ottenere un tot di iscritti, allora guardi le analisi, un conto è se le fai tu come genitore, ma se poi l'attore, tra virgolette, è tuo figlio, allora poi ecco, rischi di sovraccaricare tuo figlio di un pensiero che non è suo e non è neanche buono a quell'età, tutto sommato, tra l'altro, perché a quell'età il gioco è utile finché è gioco, punto. Non è appunto un progetto, cioè può essere strutturato perché un gioco comporta delle regole ed è importantissimo a livello educativo per la crescita e lo sviluppo, però comunque non deve essere la performance, è il giocare per il fine, per il puro gusto di giocare a quel gioco. In questo caso parliamo di un progetto, ma tutto sommato comunque che da quello che ho capito ha avuto proprio il sapore di un gioco nato tra padre e figlia e così via, quindi anche lasciando libero tutto quanto, anche proprio il discorso, ok, facciamo quello che vogliamo, lo facciamo fin dove vogliamo, senza problemi, non ci poniamo il limite, un contenuto a settimana, che poi il No, tot no, è ti stato riesce, ma è totalmente casuale, quello. anche mentre lo Esatto. facevamo è stato casuale, potevano essere 3 contenuti al giorno o 10 alla settimana o come uno alla settimana. No, no, era casuale anche quello, chiaro, Sì, ma ovviamente, ovviamente. certo, esatto, Ci però tengo a purtroppo puntualizzare molti che se lo dimenticano. nella struttura, facendolo io su altri progetti, nella struttura, quindi la descrizione, eccetera, ha la stessa struttura di altri progetti. Però poi, ad esempio, non ho. Mentre che ne so, su Elettricista Felice, quando io faccio una puntata, poi posto la puntata sulla pagina Facebook, posto la puntata su, posto di qui, posto di là, in questo caso non l'ho fatto, cioè non ho postato, mi infastidiva, cioè poi non mi serviva, capito? Certo, lei ha mandato tra gli scambi di mail con l'insegnante, gliel'ha detto, era anche orgogliosa di quello che aveva fatto e l'ha detto Certo. all'insegnante, eccetera, e sono contento di questo, però non ho creato una struttura per divulgare il progetto perché non, fondamentalmente perché non lo trovavo, non ci serviva, non ci serviva fare questo, ecco, tutto qua. Basta. Certo, infatti non era un discorso legato ad un lavoro e quindi è stato veramente un progetto nato, cresciuto, fin dove è cresciuto, ovviamente, per tua figlia. Quindi questo come discorso ci sta sicuramente. Oltretutto trovo anche molto, molto interessante l'idea di far produrre contenuti a tua figlia, perché questo comunque in qualche modo l'ha spinta a studiare, Sì, anche proprio banalmente. cosa che già faceva, Sì, però per già faceva, certo, però farlo secondo. comunque, quello che mi è piaciuto, ad esempio, è
Allora, ha imparato a cercare delle immagini che le interessavano, che facevano, che sembra una banalità, però lei non ha normalmente accesso a un computer o a un telefonino, Certo. non, o non ha neanche, in realtà i miei bambini non hanno accesso neanche ai videogiochi, eccetera, quindi sono abbastanza alienati da questo mondo, tecnologico. Però con la scuola, in questo periodo, sicuramente sono perennemente davanti al Sì, computer. infatti. In ogni caso, vabbè, non hanno possibilità di andare su Google e fare quello che vogliono. Nel caso specifico, però, imparare a cercare le immagini. Oppure abbiamo provato anche a farsi, che ne so, una scaletta e quindi si preparava un PowerPoint con la scalettina, con i punti chiave di ogni parte e allora gli facevo apparire il PowerPoint davanti a un monitor che stava dietro la telecamera. Ok, in modo tale che avesse comunque, anche se guardava la telecamera, dovesse avere qualche piccolo vuoto, aveva dei punti chiave, che, gli appunti, chiamati gli appunti, che poi riportavamo nel testo Certo. del video, per dire. Sì, E sì. quindi anche questa cosa, crearsi PowerPoint, eccetera, secondo me erano cose molto carine e che comunque le facevano imparare a gestire strumenti nuovi che sono utili. Certo, infatti, quindi possiamo dire che un progetto digitale che diventa poi uno strumento per tante altre cose. Quindi, primo, per insegnare al proprio figlio proprio ad utilizzare gli strumenti digitali, perché noi molto spesso commettiamo l'errore, dal momento che solitamente li vediamo sempre, soprattutto dopo una certa età, sempre Certo. sul cellulare, sempre a trafficare col digitale, pensiamo che i nostri ragazzi, i nostri figli conoscano il digitale e che lo sappiano utilizzare, mentre invece non è vero. Manca spesso la consapevolezza. Quindi Certo. un progetto che è servito come strumento per questo, è servito come strumento appunto per imparare dei tool che poi saranno poi importanti andando avanti, quindi ad esempio il PowerPoint, la ricerca su Google, le immagini e così via. Il discorso del rapporto padre-figlio, genitore-figlio, che comunque è molto importante. Anche poi il fatto della creazione dei contenuti che sicuramente aiuta i ragazzi, ma anche gli adulti in generale, chi sta studiando a ricordarsi meglio delle cose. È stato proprio ormai provato da tantissime ricerche in decine di anni che la cosa migliore è quando sei tu, per l'apprendimento, è quando sei tu a produrre il contenuto. Quindi non diventi un consumatore passivo, come ad Sì. esempio quando studi sul libro, ma in realtà diventi un attore e quindi sei tu che costruisci il tuo sapere. Di conseguenza, facendo, impari molto di più e ti ricordi molto di più. Questo ha, sotto certi aspetti, ovviamente, è un po' di steineriano, ecco, mettiamolo così, la scuola steineriana che punta molto sull'esperienza, quindi addirittura niente libri di testo perché i libri li costruiscono i bambini Ah, stessi, ok. man mano, ad esempio. E così via. Quindi questo è molto molto importante. C'è qualche accorgimento in particolare che hai adottato nel realizzare questo progetto a livello tecnico, a livello di contenuto, a livello di qualunque cosa? Io poi te ne dico uno che ho notato, Un ma non ti, accorgimento? sì, ma non ti spoilerò nulla. Qualche Se non lo dici tu, poi lo cioè, nel senso, c'è accorgimento. stato qualcosa che ti ha fatto dire, questa cosa la facciamo così, lo strutturiamo in questo modo. Ma io fondamentalmente ho riportato, allora ho utilizzato OBS, perché già utilizzavo Ok. OBS nel progetto Elettricista Felice. Cioè, ho proprio anche copiato tutto quello che aveva sulla programmazione di OBS, l'ho trasferito chiamandolo Ripassiamo, ho fatto scegliere lei degli sfondi, quindi diciamo Ah, che ok. non ho cambiato molto di qualcosa che già facevo e già conoscevo. Ok. L'unico, quindi gli accorgimenti sono tutti, cioè il mio accorgimento era sì, fare il progetto, ma non, cioè, risparmiando il tempo che potevo risparmiare dal punto di vista Certo. tecnico. Certo, Che ne sì. so, ad esempio, un consiglio è
evitare troppi tecnicismi perché poi portano dei problemi, delle perdite di tempo e lei si annoia. Non che non mi sia successo, cioè di creare qualche Giustamente. problema perché volevo fare, ma oh, guarda, perché non facciamo questa cosa qua? Aggiungiamo questa, poi magari qualche problema di starci lì 10 minuti, 15 minuti e lei si annoia. E quindi magari Ok, devi certo, dire, sicuramente. Devi cioè, anche quindi. digerire tutto quanto e riformularlo in modo che sia adatto per un bambino o una bambina di quell'età. Questo Ecco, tutta la parte necessariamente, tecnica, certo. fare prima tutta la parte tecnica e poi, ok, adesso tocca a te, vieni a fare il tuo contenuto, perché se la tieni lì mentre fai la parte tecnica si spara, almeno. Esatto, quindi implicitamente tu in qualche modo hai settato il livello tecnico che veniva richiesto a tua figlia, nel senso è un po' quello che si fa abitualmente anche proprio nell'informatica con le interfacce, no? Per dire io uso il Windows e non mi devo preoccupare del codice, perché ci sono degli ingegneri che ci hanno pensato, Certo. ovviamente più adatti, e quindi ci hanno pensato al posto mio. La stessa cosa con i ragazzi, quindi. Ok, l'OBS Studio, beh, lo conosco anch'io, anche se non lo uso abitualmente, ma lo conosco, è in effetti molto tecnico, per cui ovvio che un ragazzino dopo un po' rischia di annoiarsi perché, a parte la testa che ci devi mettere, lo sforzo mentale, però No, ma poi no, questo non non doveva funziona, devi proprio rivedere. seguirlo. Cioè, per lei Esatto, non riesci. diventava un momento di attesa per forza. Esatto, diventa un momento d'attesa e oltretutto potremmo dire noi anche inutile per la finalità del Sì. progetto. Quindi il senso è, io faccio in modo che sia tu a, tra virgolette, sbatterti, però ad un livello gestibile da te. Questo non è scontato, perché purtroppo io lo vedo, molti adulti sbagliano in questo, perché o rendono le cose del proprio ragazzo troppo facili, proprio per paura di cadere in tecnicismi eccessivi, oppure cadono in tecnicismi eccessivi. Perché? Ah, ok. Perché si fa tutto insieme a loro. Tutto, però il tutto a quell'età non è No, possibile. nel mio È caso già era difficile con impossibile. un adulto. No, no, la Esatto, quindi. regia, non solo esecutiva, ma la preparazione. Allora, quale poteva essere fatta con lei? Lei quando sceglieva le immagini doveva sapere, cioè ha scoperto che le immagini devono avere una certa dimensione per poi piazzarle bene nello schermo in un certo Sì. modo, no? E quindi ha scoperto questa cosa. Però Bello. poi, che ne so, doveva essere presente quando io le inserivo all'interno della regia perché mi diceva lei questa prima, questa dopo, perché questo così, e quindi mi raccontava come se lo immaginava. E quello è ancora un momento bello perché lei lo vive, è un momento organizzativo e che lei vive bene. Ma poi, se tecnicamente ho un problema io di dimensioni, riquadramento, piuttosto che, cioè un problema con OBS, me lo devo risolvere. Senza lei lì, perché Certo. non ha senso, non lo comprenderebbe e si annoierebbe. E quella è una parte pericolosa se vuoi Certo. portare avanti un progetto. Cioè, se la Certo, massa che ti infatti. annoia non te la fai la seconda puntata. Certo. Poi ad esempio un'altra cosa che ho notato è Sì. che questo più da appunto psicologo del digitale mi è piaciuta tantissimo, è ad esempio la garanzia della privacy per tua figlia. Perché Sì, allora in realtà io non sono. Allora, sì, tutela dei ragazzi. Non trovavo questo progetto rischioso da quel punto di vista per mia figlia. Quindi avrei anche potuto evitare la mascherina. Ok? Infatti parlavo di quello, sì, esatto. Ok. Perché, giusto, scusa, così lo diciamo un attimo, Sì. l'accorgimento è stato quello quindi di rappresentare tua figlia però mentre indossa una mascherina, Sì, indossa giusto? una maschera nera tipo quella Esatto, di Zorro per intenderci. sì, Ok. esatto. Stavi dicendo quindi? Allora, non avrei potuto anche farle fare questo progetto senza mascherina, perché non ritengo che questo progetto sia a rischio della sua privacy o possa ledere a lei, anche se non avesse avuto la mascherina. Però, l'idea della mascherina, che adesso non so come ci è venuta in mente, ci è piaciuta un po' perché faceva personaggio, no? Certo. Un po' perché lei, denunciandosi timida, aveva questa sorta di come si chiama? Firewall, ok? Di questa Sì. sorta di protezione tra lei e la telecamera o tra lei e chi andava a guardare. E un po' perché mi dava comunque quella sensazione di proteggerla.
cioè di non Esatto, è in buttare il effetti. pasto ai leoni. Anche se, ripeto, non ho problemi. Che ne so, di mio figlio, io ho pubblicato su YouTube, perché partecipava, che ne so, a concorsi, no? Pianistici. Quindi ho Ah, ok. pubblicato dei video mentre suono il pianoforte, e non è che gli metto il cappuccio, la mascherina, Sì, non ho fatto certo. neanche il riquadro, non ho fatto lo sbattimento di mettergli il riquadro, Sì. perché non lo trovo pericoloso come tipo di esposizione. Non so se sono io inadeguato a questo tipo di tutela o che cosa, però non lo trovo pericoloso, quindi non sono, cioè sono dei video che ci sono serviti così. E non ho fatto nulla per andare a coprirgli il volto in quel caso. Ok, certo. Quindi non mi ritengo un estremista da un lato, però in questo contesto invece di questo progetto mi sono sentito meglio così. E poi, cioè, ci è piaciuto così, ecco. Certo, ok, quindi avete unito un po' l'utile al dilettevole. Sì. Alla fine di tutto questo, Cosa ne pensi, visto che sei un esperto di settore? infatti è quello che ti stavo dicendo. Allora, lo trovo utilissimo perché è vero che quando parliamo, ad esempio, come dicevi tu, di concerti pianistici e così via, certo, sicuramente il contesto, se nel contesto oscuri il volto di tuo figlio non è proprio il massimo, ok? Però un conto è un video che metti e boh, un conto è un vero e proprio progetto, perché creando proprio un progetto in cui in effetti alla fine in questi progetti, in questo tuo progetto, l'attrice principale, cioè l'attrice unica, potremmo dire, tu stavi dietro comunque. E appunto tua figlia sicuramente rischia una sovraesposizione. Ok, questo sicuramente. Ora, lasciamo perdere il discorso dei pedofili e così via, perché è ovvio, cioè, se il video è tranquillo, è difficile che susciti fantasie di che Certo. cosa. Quindi, insomma, ci vuole anche un equilibrio sicuramente. La questione in questo caso è proprio un discorso di sovraesposizione per la persona. Ok, quindi Da essendo quale punto ancora di vista? Cioè, sovraesposizione per, cioè, in che senso sovraesposizione? sovraesposizione, intendo dire magari anche molto semplicemente una cosa che adesso lei si diverte tantissimo e magari poi durante l'adolescenza magari prova vergogna, ma Ok, ovviamente per via dell'età, non perché il progetto sia anche di una cosa questo, sbagliata, no, ad ok, esempio. anche di quel, anche Ok. questo pensiero c'è stato legato più che altro al cambiamento che adesso lei deve affrontare, cioè che per lei è un grandissimo cambiamento passare dalla quinta Certo. elementare alla prima media, Sì. e non ha detto, non gli è mai balenata l'idea legata al problema, cioè faccio questo progetto e quindi questo progetto verrà utilizzato per prendermi in giro alle medie. Però anche questo ha influenzato quel mio pensiero del ti protegge, con la maschera ti protegge, capito? Ammetto che questa cosa Esatto, ci sia, questo, l'abbiamo vissuta dal punto di vista lì. anche per questo fatto qui, esatto, non che sia lecito ovviamente prendere in giro una persona perché mette su YouTube, però purtroppo accade anche quello, Ma quindi dobbiamo tenerne conto. io una cosa che gli ho detto è: fidati che nel momento in cui ti esponi, al di là di YouTube, nel momento che ti esponi con un progetto, con un'idea o che alzi la mano per dire quello che stai pensando, ci sarà qualcuno sempre che ti prenderà in giro o che non sarà d'accordo con te, ma sempre, fidati. Quindi se pensi di fare una cosa e che questa cosa vada bene a tutti, scordatelo, ma perché sarà così sempre? Questo qua ammetto di averglielo detto. Quello sicuramente, in più a quell'età è anche giusto creare appunto questi momenti, anche volendo, di sovraesposizione, perché prima o poi si gira in una società, quindi uno deve anche imparare questo, però in modo più controllato, esatto. Diciamo che da questo punto di vista un video di YouTube, cioè un canale YouTube, è molto, forse direi, oserei dire eccessivamente, free, easy, in termini di sovraesposizione. Ok. Ok, per questo ho trovato ad esempio molto azzeccata l'idea della mascherina, Sono in contento. modo che poi in futuro sia, perché succederà anche presto ormai, perché avendo 10 anni ormai, che sia tua figlia appunto ad un certo punto a decidere
se e quanto esporre di se stessa. Perché Chiaro. adesso è nata ancora come un gioco. Ovvio, tu giustamente l'hai rassicurata, un po' l'hai disata di queste cose a sua disposizione e così via. Però è ovvio che a 10 anni comunque non hai ancora proprio l'idea di che cosa significhi veramente tutto questo. Okay? Cioè, prendi per buono quello che ti dice l'adulto e va bene. Certo. Ok? Una cosa Vai. bella, secondo me, che fa YouTube, nel momento in cui dici che il video è dedicato a dei bambini, non ti permette di commentarlo, perché secondo me un bambino che commenta può essere devastatamente crudele. E io, che leggo magari i commenti al progetto di Elettricista Felice, ti assicuro che soffro, ma so, a me mi feriscono i commenti, ma non la critica negativa, ma la cattiveria dell'essere umano a me mi uccide. E quindi Sì. questa cosa qua, sul progetto per bambini, questa cosa qua io l'apprezzo molto di YouTube. Il fatto che tu vada a Sì. flippare è un video per bambini non ti permette di fare alcune cose, e secondo Sì. me è una cosa molto, molto, molto positiva. Al di là che poi lei non avrebbe comunque accesso attualmente ad andare a leggere quei commenti, però Ma i poi commenti, l'avrà, la quindi. gente, la gente, quella che intendo, quelli che scrivono, i bambini prima di tutto, ma purtroppo anche gli adulti, non si rendono conto di che cosa porta con sé questo tipo di commenti aggressivi. Esatto. Sì, da una parte i bambini non hanno idea, man mano che crescono si fanno un po' più cattivelli, però il problema è che poi può essere percepito in tutt'altro modo, sia peggiore di quello che è. Quindi, Certo. perché comunque c'è una fase di età, poi nel nostro contesto di questi ultimi tempi ancora di più, in cui per dimostrare di essere... Allora, purtroppo, aggiungo io sotto certi aspetti, tra i giovani oggigiorno va di moda l'antieroe. Okay? Cioè quello che ai nostri tempi, adesso non so te, io ho 44 anni, quando ai miei tempi, 45. ok, siamo lì, vedi, ai nostri tempi sarebbe stato lo sfigato di turno, Il oggi nerd. va di moda. Ok. Non è tanto il nerd, è quello che va contro il sistema, il ribelle e così via. Ok, Vabbè, ad modo anche esempio... allora, no? Sì, però sapevamo di stare infrangendo delle regole, quella è la differenza. Ok. Ok, cioè c'è sempre stato quello che non studiava, c'è sempre stato quello che ne combinava di ogni, però dietro comunque rimaneva la percezione che sto rischiando, sto infrangendo delle regole. Ok, sto facendo Ok, qualcosa di o di negativo. negativo o comunque non socialmente approvato, ecco, per cui Ok, comunque entri con adesso. eventuali conseguenze. Adesso il discorso è un altro. Adesso invece, per far vedere che cresci, per vedere che sei figo, devi fare così. Ok? Quindi il rapporto è inverso. Cioè, Ok? nel senso che Attenzione, sei c'era già apprezzato prima. dalla società, chiaramente la società dai tuoi pari. Se apprezzato, se fai così. Mentre Esatto, prima non esatto. era socialmente apprezzato, adesso lo è, almeno dai suoi pari. Esatto. Allora ecco che si verificano anche situazioni anche molto estreme, in cui, sì, estreme, però un po' in sordina, ad esempio il ragazzo che ad un certo punto per farsi accettare dalla classe inizia volutamente a prendere brutti voti, ad esempio a non studiare. Ah. Ora, attenzione perché il secchione è sempre stato preso di mira, anche ai nostri tempi, però ripeto, c'era comunque questa... C'era comunque questa consapevolezza di fondo che oggi manca. Ok, Sì. ad esempio, e più altre sfumature, questo sicuramente. Quindi, da questo punto di vista bisogna fare attenzione. Per cui ecco che ad un certo punto i ragazzini a volte commentano in modo anche molto, molto cattivo, non con l'idea magari di ferire l'altra persona. Ma semplicemente magari perché cioè, fa vedere che lui è il figo, che lui non si fa mettere i piedi in testa a nessuno, che dice quello che pensa È e un po' così via. l'effetto Facebook, cioè la Sì, trasformazione esatto, delle non volevo essere persone, cioè che rinominato. quello che scrivi non è quello che Esatto. vuoi dire, ma è quello che vuoi far percepire di te. Cioè. Esatto. E soprattutto, ecco, ad esempio, questo qui nel caso degli adulti, ad esempio Facebook è tipico, si nota molto di più.
Questo qua ovvio non lo fai per la protezione sociale, però ad esempio nel mondo degli adulti, purtroppo sempre di più, man mano che andiamo avanti con gli anni, c'è l'idea che va di moda la battutina sarcastica, va di moda la battutina cattiva, che in realtà un po' di sarcasmo, per carità, uno deve anche un po' imparare a ridere di se stesso entro certi limiti, non fa mai Certo. male sicuramente. Però quello che sta verificando proprio negli ultimi anni è Facebook, è proprio l'espressione massima, cioè quello che noi leggiamo su Facebook. È appunto questo, ossia la battutina sarcastica che in certe persone ti dà, a certe persone dà l'illusione di avere un pensiero critico, uno spirito critico, un proprio pensiero, okay? Quando invece in realtà semplicemente è fatto una battuta brutta. Ad Ho capito. esempio, quando qualcuno magari scrive su un gruppo Facebook magari una domanda seria, però sbaglia le H, sbaglia le E con gli accenti, con l'accento, allora ecco Il focus che diventa quello. il focus, esatto, il focus diventa quello, ma la domanda era seria. Ora, magari tu lo vedi, anche a me a volte cascano le braccia, perché comunque c'è un analfabetismo di ritorno funzionale, come lo vuoi, che in Italia che è veramente preoccupante, in effetti. Ok, su questo non ci piove. Poi dico, tientala per te, che bisogno hai di esprimerla? Perché Sì. questo bisogno di far vedere agli altri, di far sentire agli altri questa battutina cattiva, senza contare che poi tu non sai, non hai la più pallida idea del perché l'altra persona scrive in questo modo. A volte anche banalmente il correttore automatico, Certo. sono cose che fa anche a me, magari scrivo la E, mi parte senza l'accento, non me ne accorgo, pubblico e me lo fa notare qualcun altro. Ad esempio, Sì. oppure è vero, magari non ho studiato, ma magari perché per questioni familiari e così via, non ho mai avuto questa possibilità. E allora è ovvio che se io ho avuto a stento la quinta elementare, ho fatto i 3 delle medie che me li hanno regalati perché era scuola dell'obbligo, dicevano come si fa sotto certi aspetti, tanto non, il ragazzo non andrà mai all'università, facciamogli superare questi 3 anni in grazia di Dio, tanto poi si troverà un mestiere, imparerà un È vero. mestiere e via. Ok, allora uno non può sapere del perché io non metto l'H e sbaglio la grammatica, Chiaro. ripeto, però purtroppo va di moda questo pensiero qui, e lo ritroviamo ovviamente sotto altri aspetti anche nelle persone più giovani, nei ragazzini, ovvio per altri motivi in questo Certo. senso. Ad esempio, ai nostri tempi c'era quello che non studiava, che se ne sbatteva, che prendeva sempre brutti voti e così via, e magari otteneva anche un certo seguito, tutto sommato, no? Però era comunque molto limitato perché, ripeto, come background, nello sfondo c'era comunque il fatto che stava facendo una cosa contraria a quello che si sarebbe dovuto fare, a come avrebbe dovuto essere. Ok? Mentre invece oggi addirittura c'è l'orgoglio. Quella è la Cioè, missione. ragazzini che si battono il 5 perché uno ha preso 4. Ok? Inquietante, mi fai venire la pelle È d'oca. inquietante. Eh sì, purtroppo ovvio, non è la norma di tutti, ovvio, non facevi tutto nel buon fascio, però ahimè, ecco, questo per farti capire lo spirito rispetto a una volta, perché chi non aveva voglia di studiare c'è sempre stato, e per carità, è ovvio, c'è chi piace studiare, a chi no, perché preferisce No, cose più chiaro, chiaro. pratiche, è normale, eh. Però è proprio lo spirito differente. Ti ripeto, per ragazzini che vai, boom, perché ha preso 4 e si è beccato la sgridata del prof. Perché? Perché in quel momento il ragazzo è quello figo, adulto, che non si è abbassato al sistema, ma peccato che comunque il danno lo stai facendo a te. Ok? E Vietante. così via. Quindi, tornando a noi, ecco perché ho trovato molto, molto bello questo progetto con tutti questi accorgimenti. Ecco, tornando al discorso della privacy, quindi sicuramente è ovvio che per i video che voi avete prodotto, di per sé non ci sono grandi controindicazioni, questo sicuramente, però è proprio un fatto di rispettare proprio l'immagine, la fisicità, la corporeità, chiamala come vuoi, di tua figlia, rimandando poi a lei quando sarà in grado decidere che cosa mostrare di se stessa in future produzioni e che cosa no. Sì, Ok, quindi questo è un corretto. discorso. Un paio di domande solo, vabbè, Vai. una un po' l'abbiamo già
abbiamo già detto, ossia, è cambiato qualcosa nel rapporto con tua figlia grazie a questo progetto? Che cosa? O Allora, qualcosa che si è approfondito? Qualcosa abbiamo già detto? ha cambiato sì tanto, nel senso che arrivavo da un contesto dove vivevo poco fondamentalmente la relazione con lei. Quindi, cos'è che è cambiato? Questo momento di totale dedizione, nel senso, allora, non ha importanza quanto tempo sono in casa, ma sicuramente ha importanza, e in questo contesto c'è stato, il tempo di qualità dove io guardavo lei e avevo a che fare con lei. E quindi questo, la squadra creata con lei ha creato anche una relazione differente. Questa è cambiata la relazione tra me e lei, per forza di cose, da quando ho fatto questo progetto è cambiata, perché abbiamo vissuto, è come quando te fai una gita e ti perdi nel bosco e tutti insieme trovate la soluzione per uscirne. Poi si è creato un legame particolare, no, tra quelle Certo. persone. O che cavolo ne so, non lo so, il militare, a me non ha creato legami il militare, però so che qualcuno, dopo che hanno fatto questa esperienza, sono rimasti Idem. legati, perché sono rimasti legati perché hanno passato le belle e le brutte cose Sì. insieme e si è creato questa sorta di gruppo, di squadra. Ecco, io non l'ho vissuto così il militare, però per farti capire, per forza di Certo. cose è cambiato la relazione, cioè mi è piaciuta e mi piace di più, cioè mi sento anzi un pirla, si può dire pirla, mi sento un pirla a non aver trovato il momento prima di creare questa occasione, però Quindi al di la là vita del lockdown. nell'eccezione, nella negatività di ciò che è accaduto del Covid-19 ci ha portato questa cosa qua che è stata positiva. Ok, sì, ho capito. Molto, 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 molto interessante anche fare queste cose, progetti di questo tipo, al di là del lockdown, al di là di Certo, questa situazione, certo, perché non è un modo per ad esempio, operare una scuola che magari ha bisogno di un po' di tempo per adeguarsi a questa situazione improvvisa, per cui non era preparata e così via, ma diventa una vera e propria occasione per conoscere meglio i propri figli, per rinsaldare oppure migliorarlo oppure rinforzarlo a seconda dei casi, quindi il rapporto con loro. Questo è molto, molto, molto bello. Ecco, a tal proposito. C'è qualche consiglio che tu ti senti di dare ad altri genitori che volessero magari avviare, magari con un progetto così articolato, come ad esempio il canale YouTube, il podcast, il dominio e così via, ma magari anche una cosa un po' più semplice, ok? C'è qualche accorgimento, qualche consiglio che tu ti senti di dare per cui, ai genitori? L'unico consiglio che mi sento di dare è quello che ho già detto, cioè non ha importanza quale sia il progetto, a mio avviso, ma ha importanza che il figlio abbia voglia di farlo, che al figlio piaccia. Non è scontato che piaccia anche a te, perché se in realtà se a te non piace, non è un po' come. Non so se ti è capitato, però a me succedeva, che ne so, ci sono alcuni giochi che i bambini vogliono fare che a te proprio non piacciono, ci giochi male, in quel momento ci giochi male, Sì. sai che ci giochi perché vuoi dedicargli del tempo, ma ci giochi male, ecco, Non si è secondo convinto, me, esatto. ok, i consigli secondo me sono, cioè io non mi posso, non mi potrei mai permettere di dare un consiglio a un altro genitore perché non mi sento un genitore d'eccezione, eccellente, però. Un consiglio che da questa esperienza potrei dare è fare qualcosa che piaccia al figlio e piaccia anche a te. E non perderti nei particolari, come prima dicevo, nei tecnicismi. Non Sì. perderti nei particolari. Prendila per così com'è, cioè qualcosa che vi piace e quindi non prendertela a cuore Ok. se magari tu vorresti fare alcune cose e a lei non garbano. Certo, Quindi. infatti anche No, quello. perché è facile cascare in questa cosa. Io, fortunatamente su questo no, non ci sono cascato, ero piuttosto libero. Però
ho trovato che lei avesse veramente delle belle idee. Non sono così buono normalmente, però Diciamo, buona. quindi anche il fatto di ricordarsi che è un progetto che serve a tuo figlio prima di Sì, tutto sì, sì, sì. e non a te. Quindi, ovviamente, a quel punto le esigenze, i desideri, le fantasie di tuo figlio vengono prima di quelle che magari avremmo come adulti, ad esempio a livello di perfezionismo, a livello di, certo, Certo. tante altre cose. Quindi se il contenuto non viene perfettissimo, non viene, ma chi se ne, perché tutto sommato non è che Basta. stai facendo la Wikipedia della, cioè, Cioè, è una basta guardare cosa quello per che gli abbiamo avvoi. pubblicato. Cioè, io ho tenuto cose, ma perché lo trovavo corretto, anche più realistico, ho tenuto, cioè lei non è che non ha fatto degli errori, li ha fatti degli errori, li abbiamo tenuti. Cioè, potevamo registrare 27 volte per farlo bene. Anzi, ti dirò. Aggiungo una parentesi su questo progetto. Durante il periodo dove ci siamo fermati, cioè quando ci siamo fermati, abbiamo detto: vabbè, non registriamo perché se devi studiare, eccetera, non facciamo che diventi una cosa stressante. E ci siamo anche detti: facciamo che se ci manca il tempo, ma vogliamo farlo. Cambiamo format. Perché devi necessariamente imparare tutto a memoria? Cioè, se lo vuoi fare questa cosa, puoi anche tenere il libro in mano, scegliere l'argomento, chiaramente lo devi conoscere, però tenere il libro in mano e parlare dell'argomento e poi se non sai qualcosa, guardi, è tutto umano. Cioè, noi, puoi fare quello che vuoi se vuoi portarlo avanti, non è necessario per forza Sì. continuare a farlo per come lo abbiamo concepito all'inizio, perché comunque porta dietro delle difficoltà. È un conto adesso che Certo. devi studiare, ma se poi vuoi riprendere il progetto quando non devi più studiare quelle cose, insomma, studiarle a Certo. posto, studiarle così bene, eccetera, secondo Perché a me tutti i costi ti devi porti a casa. ripensare gli antichi romani, certo, Porti, non, però, ma se gli antichi ecco. romani adesso non servono, non mi servono, non ha senso, proprio perché non è un progetto commerciale, per cui comunque tu i contenuti li devi produrre che ti piaccia o no, perché altrimenti perdi il ritmo, perdi il momento, certo. Invece E anche puoi fare, cioè io le ho quindi. detto che puoi cambiare format e puoi fare quello che vuoi, cioè fare o non fare quello che vuoi, cioè perché Ecco. questa cosa secondo me è importante, una grande elasticità, perché altrimenti quello che non volevo io era offrire lei un momento per stressarsi, perché come succede che ne so a me, che devo per forza uscire, mi sono imposto di uscire tutte le settimane, è capitato che per un motivo tecnico non è andata a buon fine una registrazione e mi ritrovo all'ultimo momento e non avevo una puntata. Quella è una forte causa di stress e non aveva senso portare una forte causa di stress alla mia figlia, non stava nel No, contesto. Cioè, decisamente. okay. Certo, quindi possiamo dire che questo è un ottimo grande consiglio che io appoggio in pieno, ossia quello di pensare ad un progetto con una sua struttura, ovviamente negoziata insieme al ragazzo, in modo che sia gestibile e così via, ma essere comunque pronti ad una flessibilità, sia perché le condizioni cambiano, la scuola a un certo punto finisce, anche proprio banalmente, a un certo punto la scuola finisce, o magari ci sono le vacanze di Natale, c'è Pasqua, quindi. Oppure, e poi anche il fatto di, per evitare che il proprio figlio si senta ingabbiato, incastrato, magari in un progetto che per mille motivi o appunto non è messo come era studiato agli inizi, non ha più senso di esistere, oppure proprio è il progetto stesso che non ha più senso di esistere ad un certo punto. Certo. Quindi anche esatto, la capacità di eventualmente aggiungere qualche dettaglio in più, se magari vediamo che il nostro figlio si dimostra particolarmente curioso, ad esempio anche l'aspetto tecnico, magari allora se vediamo che c'è la possibilità, magari uno dice: allora, guarda, la cover per YouTube, le dimensioni le regoli tu allora. Ma essere anche pronti che magari ad un certo punto il nostro figlio possa anche perdere interesse per quell'aspetto del Certo, progetto. certo. Perché magari c'è la novità, vede il papà, la mamma che, ah, che figo, che traffica il compu sul computer o sul tablet, ancora, e così via, dice voglio farlo io, poi magari lo fa una volta, boh, ok, finita la novità, basta. E però Sì. magari l'adulto rimane con l'idea, no, tu avevi il compito di ridimensionare le immagini. Allora, e qui è sottile equilibrio, molto dinamico in realtà,
tra il fatto di spingere il nostro figlio comunque, però sempre compatibilmente all'età, alle capacità di nostro figlio. Chiaro. E quindi essere, rimanere sempre vigili per evitare che dietro la nostra buona fede nel, appunto, insegnare il nostro figlio a seguire un progetto, a portarlo alla fine e così via, magari invece gli stiamo chiedendo troppo, stiamo eccedendo. Così Certo. come anche eventualmente organizzare il progetto a moduli, ad esempio un canale YouTube di per sé, che non nasce con la pretesa di arriviamo a 1.000 iscritti e così via, quindi non commerciale, un canale YouTube da questo punto di vista, come può essere un podcast, è ottimo. Perché? Perché un canale YouTube è fatto di singoli video, di tanti singoli Chiaro. video alla fine. Quindi apriamo il canale, iniziamo col primo video, due, tre, al quinto magari, boh, si decide, il progetto non va più avanti, comunque di per sé è stato completato il progetto, perché ogni video è uscito. Certo. Ok, quindi questo anche è molto importante, soprattutto quando abbiamo a che fare appunto con ragazzini così piccoli, per cui sappiamo benissimo che lo span di attenzione è ridotto, quindi perché? Perché ad un certo punto scopre un nuovo interesse, ad un certo punto scopre una nuova cosa che gli piace di più, ci sta perché sperimentano cose nuove ed è giusto che sia così. Il problema è quando noi adulti, che abbiamo una visione del tempo, proprio di vita, molto più a lungo termine, fortunatamente siamo adulti, ci mancherebbe, succede che magari noi rimaniamo incastrati in questa visione, ma come avevamo deciso di fare, di realizzare 10 video e al quinto tu molli? Evidentemente dopo il quinto non c'era più modo di andare avanti, Chiaro. sai, robe di questo tipo, ecco, oppure per dire, il rischio può anche essere quello di fissarsi nel completare a tutti i costi un argomento, ad esempio durante le vacanze, magari il figlio che deve ripassare, magari anche i compiti, e dire allora, per le vacanze ho il canale. E realizziamo un video per ogni capitolo del libro. Però magari, arrivati al quinto video, appunto, il nostro ragazzo ha tutt'altro per la testa. Perché? Perché invece noi adulti rimaniamo, no, ma abbiamo deciso che, e così via. E allora è lì che si rischia il conflitto ed incastrare i nostri ragazzi in un progetto che però ha le caratteristiche di un progetto per adulti a quel punto. Ho capito. È già difficile per noi, però noi adulti ci mettiamo anche la ragione, quindi la testa, per cui sì, ok, non mi piace, ma ormai lo Lo promesso, porto a ormai termine, sì, lo lo devo porto a portare a termine. Sì, sì, termine. sì, sì, sì. Parlando invece di bambini o ragazzini di quell'età che sono puro istinto, questo, ripeto, sicuramente possiamo spronarli a fare ancora un video in più, a fare, però facendo attenzione a capire quando siamo noi che stiamo chiedendo troppo e di conseguenza anche evitando di far sentire anche che non hanno terminato. Quindi anche rassicurandolo, rassicurandoli, apriamo, iniziamo a fare dei video, vediamo quanti ne facciamo e via di questo passo. Perché? Perché il fine non è, in questo caso abbiamo capito che il fine non è il progetto, ma il progetto esatto non è un fine, ma è uno strumento. Sì. Punto. Uno strumento tu lo usi finché ti serve. Quando non ti serve più, tu quello strumento lo appendi al muro. Boh, lo riprenderai se mai un domani Cioè, dovesse servirti. dovesse servire ancora. Esatto. Allora questo ha tutto un altro sapore. Quindi questo è molto interessante. Beh, grazie mille, Alessandro. Veramente è stata una Grazie chiacchierata a te. Grazie a te fenomenale. Ci decisamente. tenevo tantissimo. Allora, un'ultima cosa veloce prima di salutarci. Dove possiamo trovarti? Come, dove? Insomma, io in genere AlessandroBari.it. metto i riferimenti in descrizione. Sì, AlessandroBari.it, Bari come la città, che è il mio Ok. nome e cognome. AlessandroBari.it, ci sono due righe di quello che faccio nella vita, il mio lavoro e altri progettini, tutto lì. Ok, che Quindi non se è sei fare lo curioso di YouTuber, sapere. giusto? Quindi. No, 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 no. esatto. Però va benissimo, dai. Comunque poi metto ovviamente tutto in descrizione. Bene, grazie mille per aver retto 1 ora, 1 ora e 10, quante sono? Comunque siamo sull'ora, complimenti, ce l'avete fatta. Vi ringrazio per aver ascoltato anche questo episodio. Come al solito,
iscrivetevi, insomma, tutte le cose che dopo un'ora non sto più a dirvi perché è anche ora di chiudere, altrimenti vi annoio. Bene, allora, noi ci rivediamo sicuramente alla prossima e nel frattempo, ripeto, trovate tutto in descrizione. Un saluto da Ivan Ferrero, ciao!